che il rifiuto sia solo un problema, siamo abituati a vedere i cumuli di spazzatura, eccetera. Se iniziamo a ragionare che anche dal rifiuto possiamo ottenere qualcosa di buono, e l'abbiamo visto adesso, se noi utilizziamo bene le bucce della frutta, l'erbaccia, le cose secche, le mettiamo in impianti di questo tipo, otteniamo dopo un po' la terra che poi ci serve per fare orti, ci serve per mettere la terra nei giardini e nei parchi. Quindi significa fare una cosa buona, perché possiamo fare le lenticchie, possiamo fare i legumi, possiamo ottenere la frutta nuovamente. Quindi è il ciclo della vita che va avanti, a dimostrazione del fatto che anche dal rifiuto si vendono le cose buone. Sono contento perché io vedo in questa città un sacco di bambini che le sanno già fare queste cose, quindi vuol dire che hanno insegnanti, hanno persone della cittadinanza attiva che li stimolano, e noi la pensiamo allo stesso modo, cioè siamo impegnati per fare questo in ogni parco della città.